Buon salve a tutti quanti, questo è Duel Tube Channel e questa sera sono in vena di speculazioni. Niente di più che una semplice chiacchierata tra amici. Ho fatto qualche piccola ricerca stimolato da un articolo, diciamo, che avevo letto su metagame.it. Non è una cosa ufficiale, nemmeno lo 0%, però credo sia un ottimo materiale di discussione per i prossimi 5 minuti. La prossima espansione che seguirà Theros sarà I Signori della Guerra di Kahar. Da non confondere con I Signori della Guerra di Kahar. Non è Ka, è Kahar. L'immaginario gioco di carte brutta copia di Magic o WoW, penso, che giocano su The Big Bang Theory. Perché dico questo? Beh, allora, ho due motivi principali. Il primo, premetto innanzitutto che la notizia è vecchia di un mese, ma ho pensato solo adesso di farci un video sopra. Circa 13 mesi fa la Wizards of the Coast registrava all'ufficio brevetti americano il nome ed il marchio di Theros, a cui poi sono seguiti anche Born of the Gods, cioè Figli degli Dei, e Journey to the Nyx, Viaggio verso il Nyx, che sono le due espansioni che verranno stampate e pubblicate a gennaio e a fine aprile dell'anno prossimo, cioè le tre espansioni del blocco di Theros. All'incirca un mese fa è stata registrata sotto lo stesso marchio e sotto la stessa categoria in cui era stata registrata Theros, Warlord of Kanar. Non ci sono ancora state conferme o smentite di alcun tipo e quindi prendete appunto la notizia con le pinze. Questa è una teoria che non è nata da me, cioè se la cercate su internet la troverete appunto su metagame.it, su MTG Salvation, che è un grandissimo forum a livello americano, quindi mondiale, su Magic the Gathering, e appunto è una teoria che non ho inventato, cioè vi sto semplicemente riportando quanto riporta. L'altra cosa, la seconda cosa di cui vi volevo parlare, appunto che conferma, a mio parere, questa notizia, è una cosa che invece penso di aver inventato io, o meglio, cioè io l'ho pensata, non ho letto altre cose in giro legate a questa cosa, quindi diciamo che l'ho inventata io. Ed è la presenza, l'esistenza di Ramaz Planeswalker. Se la domanda chi cazzo è sto Ramaz vi sta suonando per la testa, beh, la risposta è un Planeswalker. Se non sapete nient'altro di lui, si vede che non avete giocato a Duel of the Planeswalker. È un gioco di carte che ha una specie di sottotrama all'interno, che era anche quella che doveva essere la trama di Magic 2014, del set base 2014. In pratica Chandra si scontra contro questo Ramaz, un Planeswalker che secondo le informazioni usa la magia blu, rosso, verde, e che tecnicamente la sconfigge, la imprigiona da qualche parte, ma come abbiamo visto nel trailer di presentazione di M14, Chandra come tocca le sbarre, le scioglie e dice chi si è visto, adesso ti prendo e ti faccio il culo. La cosa che mi premeva farvi notare di Ramaz Planeswalker è che all'interno del gioco è stata trovata una sua immagine. Questa potrebbe non dirvi niente al momento, ma datemi un attimo. Qualche persona meno scazzata di me ha fatto qualche ricerca. Kanar, a quanto pare, è il nome di un paesino, comunque di una località del Nepal. Quindi montagne, paesaggi naturali, freddo, e perché no? Neve. A tal proposito, forse non lo sapete, ma all'incirca un anno fa la Wizard ha registrato un nuovo logo, diciamo, un nuovo disegno per il simbolo del mana neve. Coincidenze? Forse. Ma torniamo a parlare di Ramaz. Anzi no, non serve parlare. Guardiamolo un momento. Lo sfondo, il paesaggio su cui è disegnata la figura di questo barbaro, o non so bene cosa sia, non sembra proprio una montagna di quelle innevate, tipo una cascata
a 3000 metri d'altezza, sperduta per le montagne. Coincidenze! E adesso un'ultima cosa. Il nome Ralzarek vi dice niente? Ralzarek è un Planeswalker, ex membro della Gilda Izzet e nativo di Ravnica. In realtà fa ancora parte della Gilda Izzet, ma essendo un Planeswalker può andare da un piano all'altro quando cazzo gli pare, e quindi non è uno dei membri più presenti, diciamo, alle adunate della Gilda. Ma quando abbiamo incontrato per la prima volta Ralzarek? Beh, se mi state guardando per la prima volta, durante il pre-release di Dragon Maze. Ma se mi seguite dall'inizio, saprete che Ralzarek era uno dei boss presenti all'interno di Duel of the Planeswalker. Guardate un po'. Uscito l'anno prima del momento in cui è stato stampato, cioè quando stavamo per conoscere le prime novità su Innistrad. Coincidenze? Insomma, quello che vi sto chiedendo è: credete o no nelle coincidenze? Fatemelo sapere qui nei messaggi sotto al video oppure sulla mia pagina di Facebook dove posterò questo video. Ci vediamo! Tutte queste carte e altre ancora in vendita sul mio profilo di Deck Tutor.